Volete partecipare a un incontro della Fabbrica del Mondo? Si può. Un anno fa a Valdagno, nella Fabbrica Marzotto, abbiamo registrato degli incontri con un piccolo gruppo di spettatori presenti e poi quello è andato in televisione su Rai 3. Un anno dopo, la Fabbrica del Mondo ha di nuovo un live, un incontro per un gruppo ristretto di spettatori con artisti, scienziati, anche imprenditori, persone che hanno un pensiero rispetto a questo presente che va oltre l'orizzonte limitato delle prossime elezioni. È stato immaginato questo incontro da due donne, Cristina Tagliabue, direttrice della Svolta, quotidiano online, e Michela Signori, per Ione Fin. Due donne che hanno elaborato questo progetto con la collaborazione di storici protagonisti della fabbrica, come Telmo Pievani, il sottoscritto, e con Luca De Biase, giornalista del Sole 24 Ore, ma anche con altre persone che insieme in quei 3 giorni saranno lì per ascoltare, ragionare e anche divertirsi insieme. Quello che vi proponiamo sono degli incontri che iniziano nel tardo pomeriggio con una comunicazione importante, poi segue una specie di piccola tavola rotonda con altri partecipanti, poi una pausa e poi uno spettacolo della sera, ma non è un cartellone. Non vi proponiamo di scegliere. Scegliete una giornata, seguitela dall'inizio alla fine. Dovete prenotare, pagare un modesto biglietto d'ingresso perché così noi contiamo sulla vostra presenza. Potete anche riservare una piccola cena nel momento della pausa, visto che la villa si trova in un luogo appartato dove si arriva soltanto a piedi. E questo è il senso della fabbrica, non di offrirvi dei frammenti, delle schegge da prendere, ma di chiedervi e di offrirvi del tempo. Del tempo che comprende vari modi di stare insieme, orientati però, orientati pesantemente verso una politica che vada oltre l'orizzonte delle prossime elezioni. Il luogo scelto si chiama Villa Draghi. Mica potevamo sapere che una campagna elettorale lampo sarebbe cominciata nel mese di luglio e che alla fine di agosto, all'inizio di settembre, ci saremmo trovati tutti proiettati sulle scelte della imminente votazione. Peraltro, anche quando al sottoscritto capitò di raccontare la storia del vajont alla diga, proprio quel giorno cadde il governo Prodi. L'agenda era girata da un'altra parte, ma non bisogna subire le agende delle scadenze brevi. La Fabbrica del Mondo ha un'altra prospettiva, quella di immaginare che cosa va fatto adesso con un respiro un po' più lungo, fatto per noi e per chi verrà dopo di noi.